Buonasera, se devo presentarmi, sono il direttore sportivo in carica per l'ASD Sistema 89. Sistema 89, direttore sportivo per la parte vela, dopo sarà la mia collega, la Erika, che la prossima settimana troverete, intervisterai per la parte pesca, molto più preparata in questa. Come ti stavo accennando prima, noi abbiamo quest'anno, nonostante non fossimo riusciti a partire con la demolizione di questa struttura che vedete alle mie spalle, struttura ceduta a titolo quasi gratuito dalla Polizia di Mare, prima utilizzata dal responsabile dello specchio acqua qui, in questa, appunto negli anni 70-75 più o meno. Adesso questa struttura ci ha permesso di fare un'ottima attività didattica ludica per i ragazzini del comune di Nursina e per alcuni da Trieste. Siamo riusciti a portare settimanalmente una ventina di ragazzini ad aderire alle nostre iniziative. E i venerdì arrivano i ragazzi, tra virgolette, disagiati perché sono sopportati da famiglie che non riescono a coinvolgere in certe attività sportive che richiedono un certo dispendio di soldi, per cui i venerdì i ragazzi della Bassa Friuliana vengono qui coordinati da un operatore sociale che è il Pressacco di nome e escono con le nostre imbarcazioni sopportati dai nostri e allievi, istruttori ed istruttori ed accompagnatori. Diciamo che con l'arco della stagione siamo riusciti ad avere dei buoni risultati a livello derive, ottimi. Quelle sono le barchette in pratica più piccole che tu vedi laggiù in fondo, quelle intelonate sono di proprietà, acquistate anche con contributo sociale per fare una certa attività agonistica. Abbiamo qua alle mie spalle altre imbarcazioni che sono i laser e alcune barche scuola che sono il 420 di dietro senza albero, perché chiaramente se tu ti giri ruoti verso la mia destra, dal momento che noi dobbiamo mantenere le strutture che sono di nuovo alle mie spalle da quest'altra parte, che rimarrà sempre il portale, saremo costretti assieme alla ciupa a creare un varco provvisorio laterale che diventerà definitivo per uscire appunto con le derive il prossimo anno, quando avremo le due sedi nuove di Porto Nautico, che c'è già la sua sede. Noi nell'arco dell'inverno riusciremo a creare questo. Ai ragazzi abbiamo dato la possibilità di giostrarsi sia col SUP quest'anno, un po' col windsurf, un po' con appunto le derive. Spero di riuscire anche ad aver tirato su qualche ragazzino che proseguirà l'attività pre-agonistica, perché questo è l'intento di ogni direttore sportivo. Dopo, i ragazzini d'estate esprimono molto entusiasmo, sono felicissimi, ci ritorni altrettanto perché riescono a dar qualcosa ai ragazzini, agevolati chiaramente dalle strutture comune, perché qualcuno sfruttava questo come un dopo scuola con i relativi contributi comunali e quindi agevolazioni eccetera che potevano averli, e in questa pratica l'attività ludica dell'estate, che sono estate da giugno in poi, dopo il periodo di lockdown, sono usciti comunque con dei pass tra virgolette creati ad hoc dalla federazione, fare attività, nonostante fossimo in zona gialla, ai nostri atleti, sopportati da istruttori federali che garantivano in pratica di rispettare al meglio le disposizioni di PCM. E nell'arco dei prossimi anni speriamo di avere sede nuova qui, tornando alla vecchia palazzina demolita, una sede, quindi una struttura, una segreteria con un minimo di palestra e rimessaggio barche, tutto qua, perché adesso abbiamo una parte seminata in zona balneare, questa, e una parte sulla vecchia dove era il Dolina, in pratica pizzeria. Cosa possiamo dire ancora? Siamo riusciti quest'anno a mettere giù un nuovo pontile galleggiante ancorato alla banchina pescatori, qui di nuovo alle mie spalle dall'altra parte, e sfruttare il pontile didattico, quello in plastica, per fare i primi approcci alla vela da parte dei ragazzini. È didattico perché non è solo per vantarsi o meno, è una possibilità di tenere comunque in un periodo in cui bisogna mantenere distanze sicure, distanze tra virgolette consigliate per evitare contagi e resto. Noi avevamo creato delle vasche, l'imbarcazione messa dentro gli optics, i ragazzini potevano dialogare con l'istruttore che si trovava a una distanza di 2 metri da ragazzino, sfruttare i primi, non so, il vento e altro che entrava nella baia con direzione parallela o perpendicolare, e quindi orientare l'optis in modo tale da riuscire a prendere i primi contatti con le nuove realtà. Per il resto, ti dicevo appunto, qua dietro con queste imbarcazioni qua speriamo di riuscire in extremis a portare qualche ragazzino dei nostri a Cagliari ai campionati giovanili,
Perché in extremis? Perché purtroppo i nostri hanno iniziato tardi l'attività e quindi con due prove sole su quattro, non riuscendo a sfruttare gli scarti, perché conteggi tutti i punti che hai accumulato nelle regate, si trovano un pochino indietro. Adesso vediamo, uno è proprio fuori di un punto, quindi potrebbe essere che riesca ad andare a Cagliari a rappresentare la società ai giovanili. Per resto ti dico, comunque un'ottima esperienza penso per tutti, anche siamo riusciti anche a giocare, perché abbiamo portato coinvolto delle persone più adulte, non giovani dai 6 anni ai 14, che è la propria decisione alla vela, ma dei ragazzi, chiamiamoli ragazzi adulti, che si sono cimentati sulle derive e sono appassionati un pochino di questo sport. Non è una scuola nautica, perché non ha, la nostra missione non è di tirar fuori e dare la patente a quelli che vogliono conseguire la patente per andare magari in Croazia o in Slovenia o guidare motoscafi, imbarcazioni sopra i 10 metri, non a tanti, ma è avvicinarli al mare, dargli la possibilità di portare in ogni occasione l'imbarcazione dentro, quindi saper dare le precedenze, rispettare il mare essenzialmente, perché il mare comunque è una palestra di vita, come la montagna, mai sopravvalutarsi, mai cercare di essere troppo sicuri di se stessi. Io so, ho 54 anni adesso, fra poco, quindi vecchio nel mio, regato ancora con i giovani, mi piace ancora regatare e da quando mi sono appassionato alla vela sono sempre stato lì e ho sempre imparato. Sicuramente mi vengono degli atleti più bravi e avranno tanto da insegnarmi. Ciao, buonasera, sono Erika Premiani, sono il direttore sportivo pesca di Sistiano 89. Dal 2018 sono istruttrice presso la FIPSAS di pesca e grazie a Sistiano 89 ho avuto l'opportunità di poter organizzare diversi corsi di pesca dal 2019 ad oggi. Nel 2019 e nel 2020 abbiamo cominciato con i corsi in lago, dove onestamente io ero leggermente più ferrata. E sono stati dei gran successi. I corsi vengono tenuti normalmente a settembre e li facciamo presso i Laghi di Romance, infatti ci supporta tantissimo l'associazione, l'ASD Laghi di Romance. Da quest'anno invece abbiamo cominciato a fare i corsi mare. Il primo corso si è tenuto a giugno. L'idea è quella con il prossimo anno di rendere ricorsiva questo evento. E dobbiamo assolutamente ringraziare l'intervento del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, perché ci ha aiutato a poter ottenere come campo per gli allenamenti e per il corso la diga di Monfalcone, per cui quest'anno siamo riusciti a fare un corso mare sulla diga di Monfalcone che contiamo di poter riprendere in tutti i prossimi anni. Alle mie spalle potete vedere la sede di Sistiano 89.
Qui c'è anche la sala in cui spesso e volentieri teniamo lezioni teoriche, ma a settembre cominceranno finalmente i nuovi lavori per la creazione della sede a mare e finalmente immagino che nel 2022 potremo godere della nuova sede presso Castelreggio. Ad oggi i corsi si aprono ad un pubblico tra i 7 e i 14 anni, l'età in cui fondamentalmente è abbastanza facile seguire i ragazzi e di fatto diciamo non sono troppo grandi da appunto non essere magari più interessati ai corsi. In futuro quello che vorremmo fare è poter aprire i corsi anche agli adulti, a chi volesse magari avvicinarsi all'ambito della pesca, dell'ecologia, della pesca sostenibile e quindi poterli aprire ad un pubblico maggiore. Nel 2018 ho scelto di diventare socia di Sestiano 89 perché l'ho ritenuta una società dinamica, estremamente giovane e in effetti si è dimostrata all'altezza delle mie aspettative, aprendosi a tutto ciò che è didattica, alla possibilità di attrarre quanti più giovani possibile sia sulla vela che nell'ambito della pesca, per cui sicuramente la mia scelta è stata una scelta ben fatta.